Qui siamo nella zona della diga del Vajon. Ok, stiamo andando a Erto. Viaggio nei luoghi della tragedia del Vajon, avvenuta oramai 54 anni fa. E quella è la diga del Vajont, vista da dietro. Allora, qui siamo arrivati a Erto, centro storico. Lo studio l'abbiamo trovato. Mauro Corona è uno scrittore, alpinista e scultore ligneo. Ha scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d'Oltralpiave. È autore di svariati libri, alcuni dei quali bestseller. Risiede ad Erto e Casso, luogo di origine dei genitori. Questo è quello che rimane del comune di Erto. Siamo sulla strada per salire a Casso. Ed eccoci arrivati a Casso, che assieme al borgo di Erto è stato coinvolto nel disastro della diga del Vajon. La popolazione superstite è stata evacuata e trasferita in un nuovo comune costruito vicino a Maniago. Nel 1966 alcuni degli abitanti occuparono di nuovo le loro case per ridare vita al paese. Resisteva all'onda. 9 ottobre 1963. La montagna squarciata dietro la cappella e la frana che è scesa e ha devastato la zona. Questo è il paese di Casso nel suo insieme. Questa è la montagna che è franata sulla diga Casso. Stiamo andando al punto panoramico per vedere la diga. La diga del Vajont fu costruita negli anni tra il 1957 e il 1960 nel territorio del comune di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, lungo il corso del torrente Vajont.
Lo sbarramento è alto 261,60 m. All'epoca della sua costruzione era la diga più alta al mondo. Il sistema, noto come Grande Vaillant, era concepito per sfruttare al massimo tutte le acque e i salti disponibili del fiume Piave e dei suoi affluenti, di cui il bacino del Vaillant era il cuore. Purtroppo venne compromesso prima dalla frana del lago di Pontesei e poi dalla frana del Monte Toc, che, precipitando dentro l'invaso, produsse un'enorme onda che inondò il paese di Longarone e distrusse quasi completamente Erto, causando la morte di 1917 persone tra adulti e bambini. Questo di fronte è Longarone.